Dicembre 2020, segnato dal Covid, i commercianti di Cagliari stringono i denti, ci può essere una ripresa sotto l'albero oppure l'anno è davvero compromesso? Paolo Angius. Io dico che c'è una ripresa, le persone stanno rincominciando a frequentare il centro storico, c'è un certo afflusso di persone. Sabato scorso il flusso è andato molto bene, peccato per la sera perché ha fatto una grande pioggia, per cui ha rovinato un pochettino il feedback che della mattina era ottimo. La domenica il flusso è stato continuo e ordinato. Anche stamattina abbiamo visto un buon flusso di persone. E quindi siamo tutti molto speranzosi che questo flusso continui e continui soprattutto ordinato e disciplinato come lo è stato fino adesso. Insomma, sinora prevale la speranza, bisogna poi capire anche la concretezza, se c'è una risalita. C'è il tema poi dell'extra cashback, richieste ricevute sinora? Per adesso nessuna richiesta pervenuta, riteniamo che sia una cosa per adesso completamente ininfluente rispetto alle Qual vendite. è il suo giudizio su questa mossa del governo, dell'extra cashback? Secondo me serve a poco e secondo me va ancora una volta probabilmente a colpire e ad omaggiare le persone che hanno grande possibilità di spesa. Si sarebbe dovuto pensare molto di più alle fasce un po' meno abbienti e non ai soliti noti che hanno tanti soldi in tasca. Perché dice così? Cosa potrebbe comportare? Perché chi è che ha 1500 euro da spendere per avere il cashback? Non tanti hanno una cifra così alta per poi poter avere indietro 150 euro. In quanti si possono permettere oggi, in una situazione economica come questa, di spendere 1500 euro? Questa è la domanda. Quindi non sarebbe stato meglio fare delle cose mirate, per le persone che avevano una possibilità di acquisto inferiore? Questo 2020 per lei sarà in perdita, neanche Natale riuscirà a salvare dal segno meno se paragonato all'anno scorso. Beh, è evidente che un anno straordinario, dove tutto ciò che in commercio, tutto ciò che è stato lasciato non viene mai recuperato, è difficilissimo recuperare. Quindi due mesi e mezzo di chiusura totale e altri 2 mesi e mezzo, 3, di vendite rallentate, queste ovviamente daranno il segno nero alle nostre attività. Però siamo molto fiduciosi per il futuro, vediamo che la ripresa, c'è. Ci sarà la voglia della gente di uscire e di rincominciare a vivere e quindi siamo come sempre molto positivi. In una battuta, lei personalmente boccia l'operazione cashback. Cosa avrebbe potuto fare invece il governo per aiutare negli acquisti in questo periodo natalizio? Sì, allora, è già stato fatto in altre nazioni e in tante altre nazioni ha sempre fallito. È una cosa che non ha portato niente di più e niente di meno alle casse dei commercianti. Sicuramente una cosa porta. Ci hanno fatto spendere 1500 euro per fare le nuove casse collegate all'ufficio delle entrate. E adesso scopriamo che le casse che abbiamo appena comprato, spendendo un sacco di soldi, non vanno bene per il loro cashback, non per il cashback, per quello che partirà dal 1º gennaio, La lotteria. la lotteria. Quindi chi ci vende la cassa dice che se vogliamo poter fare l'implementazione per queste funzioni dobbiamo spendere altre 400 euro. Ma qui quando è che incominciamo a guadagnare? Questo Stato invece di venirci incontro e premiarci per tutto il sacrificio che stiamo facendo ci fa fare ancora altre spese. Francamente, basta, non ne possiamo più. 8 dicembre 2020, un Natale segnato dal Covid, dall'emergenza, restrizioni. Negli altri anni si partiva da oggi con gli acquisti di Natale. Quest'anno come si sta partendo? Luigi Curun, titolare del negozio di abbigliamento in via Manno. Il flusso dei clienti in negozio è molto lento, perlomeno degli acquisti è molto lento, il flusso magari delle persone c'è, però gli acquisti sono a rilento. Acquisti a rilento, c'è anche poi il tema del cashback, questa iniziativa del governo. Lei sinora ha ricevuto richiesta dalla No, clientela? non ho ricevuto nessuna richiesta, però come ho detto a un suo collega, probabilmente siccome è un'iniziativa relativamente
nuova, probabilmente nei prossimi giorni qualche richiesta l'avremo. È rimasto un po' sorpreso, perché comunque in tempi di crisi poter avere la sicurezza che io spendo tot, almeno una parte mi viene resa, può essere vista positiva. Quindi è stupito che in queste prime ore zero richieste. No, perché secondo me le persone ancora sono distratte dall'idea al regalo. Poi magari faranno anche il discorso del recupero di questi denari, però per il momento secondo me stanno guardando, stanno controllando, stanno facendo le loro scelte, comunque i loro pensieri per i regali. Sullo sfondo poi c'è indubbiamente la crisi. Lei è un commerciante storico, c'è qui da tantissimi anni. Ahimè, storico. Che 2020 sta andando a chiudersi per lei? Cosa dire? Probabilmente tutto quello che le avranno detto tutti gli altri. Un 2020 drammatico. Siamo sull'ordine del 30% di perdita. Ristori, bonus del governo, lei cosa ha ricevuto sinora? I classici 600 euro che hanno ricevuto tutti. E il calo di fatturato, lei è riuscita anche a misurarlo, no, rapportato al 2019? Sì, come le dicevo, siamo sull'ordine del 30%. Calo pesante? Pesantissimo, direi. Un calo così non si può reggere per un'altra stagione, per un altro anno. È mancato qualcosa dal governo? Si può fare qualcosa di più anche adesso? Qualche suggerimento, qualche SOS? No, guardi, se riuscissimo a dare un suggerimento noi sarebbe quello di risolvere tutti i problemi con la bacchetta magica, ma non è una cosa fattibile. Tutta l'Europa, tutto il mondo in ginocchio. Poi. Lei personalmente ha dovuto effettuare delle rinunce anche magari sul personale o sulle forniture? Sulle forniture principalmente, perché molte nostre aziende non hanno riaperto, principalmente per questo. Abbiamo avuto un 20, anche un 30% di defezioni di arrivi di merce. In un'ultima battuta, così com'è strutturato a livello basico, il cashback può essere davvero il salvagente per il Natale? Salvagente direi di no, può essere un aiuto, salvagente direi di no. Un aiutino.